Allora, andiamo avanti. Questa è la seconda parte dei pantaloni. Allora, e i pantaloni sono impegnativi da far vedere, perché comunque bisogna spiegarli bene e cercare di essere sintetici, un po' difficile. Questi sono dei pantaloni da tailleur belli di Jessica Grigi, a zampettina, cioè abbastanza morbidi di gamba, taglia 40, guardate che carini. Fatti così. E la trama è così. Vengono 2 euro. Taglia 40, molto carini. Arriva un vintage che mi piace tantissimo, anche questo secondo me è un 40, anche morbido. È beige, molto anni 80 di Dickies, scusate. È fatto così, vita regolare, un po' cargo diciamo, però gamba larghissima. Guardate che bello, fatto così. Se avete bisogno vi misuro la vita, così a occhio vi direi un 40 anche morbido. Viene 3,50 euro, è un pantalone vintage molto bello, ben strutturato, sportivo, ma non troppo. Bello con le sneakers, però questo invece è uno Principe di Galles, taglia 42, classichino, bello anche questo. Vita alta. Così. La gamba arriva in fondo con il risvoltino, bella sigaretta, viene 2,50 euro, in ottime condizioni, anche questo è primaverile. Molto molto carino. Questo è strano, ovviamente, non ci devo mettere dentro qualche chicchetta un po' particolare. Questo è tutto di jeans a zampa. Secondo me è un 42, tutto, guardate com'è, fatto così. È particolare perché ha tutte le rotture, quindi vedete, cioè resta tutto rotto così, ma è fatto apposta. È molto anni 2000 anche questo. A zampa viene 2,50 euro, è un pantalone molto particolare, molto bello questo. E questo, boh, con una t-shirt oversize, ce lo vedo molto bene, bianca o con qualche scritta. Questo con le sneakers, secondo me spacca, molto bello. Poi ne abbiamo uno nero, questo di artigli taglia 46, abbastanza sportivino perché hai laccetti. Con questo elastico quasi doppio, ve lo faccio vedere, sotto la sigaretta e anche qui la parte in raso, diciamo, del cavallo, un po' stile cavallerizza. Mi piace tantissimo questo elastico perché l'ho visto tanto sui video, cioè sulle foto su Instagram, le influencer che vanno tantissimo, anche Zara l'ha proposti, questi tipo tailleur con l'inserto bianco, tipo pantalone grigio, gonna grigia, con sopra l'elastico bianco fatto così. Questo ovviamente è datato. Viene 1,50 euro ed è un 46 in ottime condizioni. Lo stile più o meno è quello, il pantalone è tipo abbastanza sportivo, ma allo stesso tempo anche elegantino. Questo invece è un marrone classico, qua siamo sul 50, fatto così, pantalone proprio classico, 50 anche 52. In caso comunque, ripeto, ve lo misuro perché a occhio. Classico classico a sigaretta, viene 2 euro, un bel marrone scuro con l'elastico e la zip sul lato, molto carino anche questo. Poi ne abbiamo uno in vellutino, questo anche mi piace tantissimo, è in velluto nero. Tipo un po' sportivo, un po' no. Fatto così. Anche qua vi consiglio una. Qua c'è una scrittina. Cos'è che c'è scritto? Just Do It 7. C'è questa scrittina. In ottime condizioni. Vi consiglio una taglia 38-40. Fatto così. E sul fondo è proprio classichino. In velluto nero. Spero si veda perché è il velluto qua. Ok. Bello, viene 2,50 euro, un nuovo arrivo, ma è molto carino, è già in sconto. Vita alta in velluto, classico, proprio bello aderentino, molto carino. Passiamo al blu. Questo invece è cortino, non so, penso che sia stato ripreso. Anche qua vi consiglio 42, però viene giù, è cortino, tipo a me arriva, diciamo, a metà polpaccio, quindi una sorta di capri. Taglio elegante, viene 1 euro. Questa è della signora delle cose fighe. I miei clienti lo sanno. Ovviamente come si dice, l'ha voluto accorciare, perché a tanti piace proprio l'effetto sopra la caviglia. Questo è di Kente, boh, non lo so. Dice taglia 46, ma è un 44. Questo era un tailleur, era mio, uno svuoto armadio. Sepolto lì, un bel pantalone da tailleur. C'era anche la giacca, io non so se la giacca l'ho venduta, magari qualcuno ce l'ha a zampa. Vi consiglio 44 anche morbido, perché comunque segna 46. Viene 2 euro, un bel pantalone anche questo, mi piaceva un sacco la gessatura. Poi era proprio bello adibito a tailleur, ma
Secondo me il blazer è già andato a miglior vita ancora tempo fa. Il pantalone invece è rimasto nei meandri. Succede che poi si spaiano, magari poi si rincontrano, magari invece, vabbè, il blazer ha fatto la sua vita e il pantalone viene riproposto in altri modi. Ma sono sicura che era un tailleur. Bello anche questo pantalone. Questo anche è un 40, 44, 46, quasi più 46 che 44. Ripeto, vi misuro la vita se avete bisogno. Fatto così. Vita regolare, quasi altina. Classico, classico. Risvolto sul fondo viene 2,50 euro. È un bel pantalone e penso anche che sia un bel materiale, ma purtroppo non c'è più scritto, quindi. Questo è vintage, è spettacolare, ma è di una stretta, cioè è proprio con la vita super stretta, quindi qua dovete avere il vitino da Vespa, cioè questo è stretto tanto, caso ve lo misuro, ma credo che sia proprio un XSXSXS, quindi dovete avere il vitino stra stretto. Il tessuto è bellissimo, è largo, viene 2 euro, però purtroppo è molto molto stretto, quindi XS, super XS. Qua sono io la prima che vi dirà che vi vuole misurare la vita. E sentite il materiale, è questo materiale tipo lucido, molto bello questo pantalone. E purtroppo c'ho la vita da Vespa, proprio una volta le donne avevano le vitine super strette, adesso purtroppo non è più così. Cioè qualcuno magari c'è ancora però. Questa è di Pinco invece, taglia 42, nero, classico. Fatto così. Pinco, vita regolare. A zampettina. Viene 2 euro. Pinco. Questo credo sia uno svuoto armadio. Questo invece è nero. Anche questo è piccolino, direi 38. È un pantaculotte nero. Bel tessuto di quelli che non attirano i pelucchi. Vi consiglio taglia 38. Con il risvoltino sul fondo. Viene 2 euro anche questo. Bello. Poi abbiamo questo qua, ancora nero. Ve l'ho detto che c'era una sfilza di neri. Mi alzo che è Your Sixth Sense, taglia 48 italiana, con l'elastichino, bel tessuto di quelli leggeri, cioè è leggerissimo, quindi adesso non so se c'è anche il tessuto, è poliestere, però è straleggero, non sembra poliestere, viene 2 euro, è fatto così sul fondo, col risvoltino. Molto carino anche questo. Sportivo ma non troppo. Adesso mi prendo qua gli ultimi due che ho preparato. Allora, questo è della Sisley. Qua non si legge più l'etichetta. Ma è molto bello sto pantalone. Io vi consiglio 42, anche questo è tipo da tailleur. 42 anche morbido. Anche qua vi posso misurare. Fatto così, con la gamba larga e la riga elegante. Viene 2 euro anche questo, in ottime condizioni. E l'ultimo di questa tranche è questo pantalone di. È Made in Italy, pronto moda, taglia XS. Fatto così, quindi anche qua 38. Questo però vita un po' bassina, viene 50 centesimi. Però è carino, eh? La trama è così. E ho finito la tranche dei pantaloni che ho preparato fino adesso. Adesso aspettate che guardo se riesco a recuperarne ancora.